Patrizio, voto 6,5. Si dimostra reattivo e sicuro su ogni conclusione in porta dei padroni di casa, nonostante due gol presi sui quali però ha veramente pochissime responsabilità. Rispetto a diverse partite giocate finora, è riuscito a darmi una discreta sicurezza e questo è senz'altro un bel passo in avanti. Mancini, voto 6,5. Sulla sua zona di competenza gravitano Kvaratskhelia e Osimhen, non certo i clienti più semplici da affrontare in questo momento. Lui mostra subito i muscoli, facendosi sentire su entrambi, senza affondare il colpo, ma scegliendo quasi sempre il tempo giusto dell'anticipo. In crescita. Smalling, voto 5. In questa stagione il Napoli gli ha fatto vedere i sorci verdi, più di tutte le altre 18 squadre messe insieme. All'andata si fa beffare da un capolavoro di Osimhen, al ritorno sbaglia il movimento che favorisce il tiro decisivo del Cholito Simeone. Peccato, perché fino a quel momento la prestazione non mi era dispiaciuta. Ibañez, voto 5. Fin dai primi minuti è il giocatore più in difficoltà di tutto il pacchetto difensivo, con tanti passaggi sbagliati e poca lucidità nel contrastare gli attaccanti avversari. In più sbaglia l'anticipo su Osimhen prima del capolavoro dell'1-0, anche se la reputo più una giocata del nigeriano che un effettivo errore della difesa giallorossa. Zalewski, voto 6. Il cross preciso che porta al pareggio di El-Sharawi riscatta una prestazione leggermente sottotono, con diverse scelte sbagliate in zona offensiva e una marcatura approssimativa su Kvaratskhelia in occasione del gol dell'1-0. Ha dovuto giocare però sulla fascia opposta, contro la squadra più in forma del campionato, e questo va comunque sottolineato. Cristante, voto 5,5. Non riesce a dare brio alla manovra, con alcuni passaggi sbagliati e poca lucidità in mezzo al campo. Non compie errori particolarmente gravi, ma al contempo non si ricordano giocate importanti passate dai suoi piedi. Prestazione sottotono. Matic, voto 7. Senza dubbio il migliore in campo per distacco. Presidia la zona centrale del campo con sicurezza e autorità, non sbagliando praticamente nessun passaggio e aiutando sia in fase difensiva che offensiva. Rispetto agli attuali compagni di reparto è veramente di un'altra categoria, ma non lo scopriamo certo ieri. Pellegrini, voto 5,5. Ancora una volta gioca a mezzo servizio per la mancanza effettiva di riserva all'altezza, restando evanescente nel primo tempo ma crescendo nella ripresa con alcuni passaggi degni di nota. Detto ciò, mi sono sinceramente stancato di vederlo in campo in queste condizioni. Preferisco un'assenza per qualche settimana, ma che almeno lo riporti al massimo della forma. Spinazzola, voto 6. Torna titolare principalmente per l'assenza di Selic sulla fascia destra, giocando una discreta prestazione condita da un tiro pericoloso deviato da Meret in calcio d'angolo. Peccato per la marcatura approssimativa sul gol dell'1-0 e l'ennesimo infortunio a fine primo tempo, che mi fa dubitare molto sul suo possibile impiego anche nella prossima stagione. Abraham, voto 5,5. Non era la partita più facile per lui e si sapeva, viste le ottime capacità difensive dei padroni di casa. L'inglese si sbraccia come può, svariando su tutto il fronte offensivo, mostrando un grande spirito di sacrificio che però non porta a nessuna occasione particolarmente importante. Dybala, voto 5,5. Viene ingabbiato fin dai primi minuti e non riesce a giocare al suo solito modo, con qualche lancio tentato e un tiro dal limite finito ampiamente lontano dallo specchio. Dopo tante prestazioni decisive ci sta una partita sottotono contro la squadra più in forma del campionato. El-Sharawi, voto 7. Ero convinto che avrebbe giocato da titolare visto il suo ottimo momento di forma, ma anche con soli 45 minuti riesce comunque a risultare determinante. Tante chiusure difensive, un'ottima gestione palla e l'ennesimo gol contro il Napoli, purtroppo inutile ai fini del risultato. Da tenere. Belotti, voto 6. Entra al posto di un acciaccato Abraham, correndo a perdifiato su ogni portatore di palla partenopeo. Nel finale trova una sponda interessante per Dybala, che però si fa intercettare da Bove all'ultimo istante. Bove, senza voto. Il suo ingresso per Matic resta tuttora un mistero irrisolto, anche se può essere dovuto alla stanchezza giustificata del giocatore serbo. Ringhia su ogni portatore di palla, ma senza riuscire a essere preciso e ordinato al tempo stesso. Tahirovic, senza voto. Entra per uno sfinito Pellegrini senza riuscire a regalare giocate particolarmente interessanti. Uno dei pochi giovani che finora non mi ha veramente mai convinto. Volpato, senza voto. Gioca gli ultimi minuti solamente per tentare un insperato pareggio, toccando pochi palloni e non sempre con la giusta precisione. Acerbo.
Mister Mourinho, voto 6. Il voto è una media tra l'enorme spirito di squadra di cui è indubbiamente artefice e i cambi nella ripresa che personalmente non mi hanno convinto. Difficilmente avremmo vinto la partita, ma vedere entrare due giovani al posto di giocatori più esperti come Camara e Solbakken mi ha lasciato più di qualche dubbio. Segnala la società? Il voto di squadra per me è un 6,5. Il risultato è probabilmente l'unico lato negativo di una prestazione grintosa e agguerrita, fatta di tanti interventi in mezzo al campo e una voglia maniacale fino all'ultimo secondo di voler uscire da Napoli con un risultato positivo. Segnale importante, nonostante tutto. Il migliore del Napoli per me è stato Osimhen, al quale ho dato un 7,5. Dopo alcune annate discontinue sotto il punto di vista dei gol e del rendimento, sembra aver trovato la definitiva consacrazione. Gli basta un solo pallone toccato per scaraventarlo a tutta potenza sotto la traversa, poi va vicino al raddoppio con un colpo di testa fuori di poco che mi ha fatto venire più di qualche brivido. Straripante! Il peggiore del Napoli per me è stato Lozano, al quale ho dato un 6 pieno. Non c'è nessuno nel Napoli che ha giocato una brutta partita, difatti peggiore non è il termine più adatto in questo caso. Sbaglia però in marcatura sul gol di El-Sharawi e spreca una buona opportunità in contropiede tirando addosso al portiere piuttosto che servire un compagno completamente solo. Il voto di squadra del Napoli per me è un 6,5. Rispetto ad altre partite non si è visto il solito Napoli dominante in mezzo al campo, probabilmente per merito di una Roma che è scesa in campo con l'obiettivo di vendere cara la pelle. Si capisce però che è il loro anno anche da queste partite, che in passato avrebbero anche rischiato di perdere, ma che adesso riescono a vincere con due gol di altissima fattura. Infermabili! Il voto all'arbitro Orsato per me è un 6,5. Nonostante qualche scelta dubbia nell'arco di 90 minuti, riesce comunque a gestire la partita con autorità, non compiendo nessun errore particolare ed anzi scegliendo bene su quasi tutti i cartellini sventolati. Positivo! Bene ragazzi, queste erano quindi le mie pagelle personali di Napoli-Roma 2-1. Vi invito come sempre a scrivermi nei commenti cosa ne pensate e soprattutto quali voti avreste dato voi al posto mio. Vi ricordo che potete supportarmi con un mi piace che a voi non costa nulla ma per me è molto importante per capire che apprezzate i miei contenuti e volete vederne sempre di più. Se volete iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e mi raccomando attivate la campanella così riceverete le notifiche di ogni mio prossimo caricamento. Se poi volete seguirmi su tutti gli altri miei profili social vi lascio i link come sempre qua sotto in descrizione. Ci vediamo presto per un altro video, un saluto e oggi ancor più di ieri e meno di domani, sempre forza Roma. Ciao ragazzi!